21 anni della scomparsa, l'arma ricorda il maresciallo Antonio Dimitri, medaglia d'oro. Il sottufficiale cadde in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori il 14 luglio del 2000. Aveva solo 33 anni. In piazza Dimitri, teatro della sanguinosa rapina ai danni di un istituto di credito, si è svolta la cerimonia con lo schieramento delle rappresentanze, autorità e invitati. All'inizio la lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare, gli onori al caduto e la deposizione della corona di alloro con la benedizione da parte del cappellano militare. Presenti i genitori del maresciallo. Comandante, un sacrificio che viene ricordato ogni anno. Certo, è doveroso ricordarlo, è doveroso rendere onore ai nostri caduti e il maresciallo Antonio Dimitri è uno dei massimi esempi in questa provincia della dedizione al servizio fino all'estremo sacrificio. Purtroppo è un dovere rendere omaggio ai genitori del caduto che sono presenti con noi ed è un dovere rendere comunque omaggio a tutta la cittadinanza che con il proprio impegno ha fatto sì che quel periodo così buio sia ormai superato. Sono qui a nome di tutta la comunità per porgere un saluto e un ringraziamento alle autorità civili e militari che con la loro presenza testimoniano la loro considerazione verso la nostra città. Siamo qui naturalmente per commemorare quello che accadde quel giorno e un saluto affettuoso porterò anche ai genitori del maresciallo Dimitri, che è sicuramente tra i martiri dello Stato. È un esempio encomiabile che con il suo sacrificio ha dimostrato come lo Stato può con i suoi uomini essere sempre presente nei momenti importanti per la società.